quarta edizione del premio giornalistico Compasso, promosso dall'azienda speciale della Camera di Commercio di Caserta, l'ASIPS. Presidente, qual è la finalità di questa iniziativa? La finalità, certamente, in questo momento, che è un momento drammatico per Terra di Lavoro, visto tutte le notizie che circolano su questo fenomeno della terra dei fuochi, che voglio ricordare a me stesso, è un fenomeno ben delimitato di cui si ha conoscenza ormai da anni e che riguarda una piccola parte del territorio, abbiamo voluto cogliere questa occasione per rappresentare ancora una volta la terra di lavoro attraverso la produzione di grandi eccellenze. Visiteremo ben 4 imprese del nostro territorio, partendo da ST Microelectronics, azienda leader nel mercato sulla produzione di microchip per le carte di credito, passando per Ecobat, che è un'azienda importante, una multinazionale che fa del suo core business, che è il riciclo di materie prime, un momento importante sul territorio della provincia di Caserta, attraversando, senza dimenticare, l'agroalimentare, che segna in provincia di Caserta nei primi 6 mesi del 2013 un risultato sull'export invidiabile, prima regione nel meridione d'Italia, che segna un 38,1% di più, con un segno più sull'export agroalimentare, quindi visiteremo un pastificio Pallante, ancora eccellenza di questo territorio, tant'è che sul grano prodotto in provincia di Caserta, Grano Duro, sta fondando un percorso nuovo, un percorso importante, c'è la riscoperta di questa produzione di terra di lavoro, senza dimenticare anche una impresa che fa della nautica da diporto il suo core business, con oltre il 50% di esportazione delle proprie imbarcazioni, che è Salpa, azienda insediatasi da qualche anno sul territorio della provincia di Caserta, che ne è diventata certamente un'eccellenza. Quindi vogliamo mostrare terra di lavoro per quello che è, produzione di grandi eccellenze, non solo nell'ambito agroalimentare, ma anche nel mondo industriale e di impresa in genere. È anche l'occasione proprio per promuovere il territorio in una fase economica drammatica. È l'occasione per promuovere il territorio, il modello nuovo che si sta affermando è quello su produzione di cose vere, e noi vogliamo mostrare imprese che producono cose vere. Il momento drammatico dell'economia si affianca al momento drammatico della comunicazione su terra di lavoro, e attraverso questa iniziativa, con importantissimi giornalisti, editorialisti nello scenario del giornalismo italiano e non solo, vogliamo veramente mettere in luce la nostra grande eccellenza, mostrando anche i tesori di questo territorio. Saremo ospiti all'anfiteatro di Santa Maria Capuavetere, che è un momento di grande importanza da un punto di vista storico-culturale della provincia di Caserta. Il premio è intitolato a Franco Compasso, perché questa scelta? Franco Compasso è stato un importante, un illustre meridionalista, figlio di queste terre. Ricordo che è stato anche revisore dei conti della Camera di Commercio di Caserta, oltre al consiglio di amministrazione della RAI, europarlamentare, scrittore importante. Dato vita, tra le altre cose, a un'importante rivista culturale che è Civiltà Urunga, quindi un figlio di queste terre, un meridionalista che interpreta un pensiero meridionalista in un momento in cui questa differenza tra nord e sud d'Italia diventa ancora più importante.